Ma secondo te c'è una regia occulta, c'è un puparo? Perché, cioè, io mi chiedo, no? Il 24 c'è sta irruzione col sostituto procuratore di Velletri in cima. E poi all'improvviso si va dal notaio, ma insomma il notaio si deve prendere appuntamento, no? Non è che il notaio sta là pronto, belli, venite qua. Tu che dici? C'è un puparo dietro? Certamente c'è un puparo, si vede anche dalla campagna elettorale che stanno facendo. E cioè, spiegami. Ci sono striscioni del candidato Francesco De Santis, sì? Abusivi. Che vuol dire? Che sono appesi al di fuori degli spazi elettorali, al di fuori dei comitati elettorali, sono tutti appesi nelle proprietà di due grandi potentati di Rocca di Papa. E la miseria, i potentati. Sì, sì, ci sono i potentati qui a Rocca di Papa. E non mi vergogno a dirlo, vero? Se tu esci da via Barozzo, hai visto che sono passato. Ecco, quella è una proprietà privata che ha consentito di mettere quello striscione. Vabbè. Ma chi li paga tutti questi vabbè, ma io dentro casa mia... No, devi avere o il comitato elettorale per poterlo mettere, oppure usi gli spazi elettorali. Non puoi affiggerli dove vuoi. Cioè, io fuori al cancello d'ingresso... Se la prefettura ti autorizza il comitato elettorale, lo puoi mettere. Ah, io sono simpatizzante e lo metto. Non puoi fare. Se lo dici tu, io mi fido perché... Devono rispettare tutte le regole, anche in campagna elettorale. Ci sono delle regole da rispettare. Qui hanno invaso Rocca di Papa di striscioni giganteschi. Ma io mi domando, e domando ai cittadini di Rocca di Papa, come mai? Vengono appesi nelle proprietà di due grandi famiglie di Rocca di Papa. Vabbè, ma il sindaco, che in questo caso è il commissario... Abbiamo fatto l'esposto... No, io dico, il sindaco adesso, sì, con i poteri del giunta, del consiglio, sì, comunale, cioè, è il commissario. Sì. Perché non interviene? Ma che interviene? Io ho chiamato i vigili, abbiamo fatto l'esposto ai vigili. Ma chi interviene? Non interviene nessuno. Proprio una repubblica. È diventato... Nel 1855 fummo Repubblica, ma per un nobile principio. Siete tornati Repubblica. Ma adesso questi non sono principi sani, perché chi ha più cartucce, si dice, spara. Chi è che ha finanziato tutta questa campagna elettorale? Se lo chiedono i cittadini di Rocca di Papa. E chi ha pagato il notaio? Ancora, ancora, ancora non so. Il notaio io lo so chi l'ha pagato. Ah, il puparo? No, il puparetto. Perché qui c'è il un pupo. Puparo grande e un puparetto. Un puparetto. Ecco. Vabbè, non famo nomi. No, i nomi li faccio, però immagina. Se no sappiamo pure la querela. Immagina. O dici a Zingaretti, o che ha funicolare, immagina. È la stessa cosa, sì.